che sia logico scoprire in mezzo al traffico di amarsi in modo cosmico, ma un attimo che poi lo metrido. L'amore sembra consumato già. Lo so che non ti piacciono le situazioni in bilico, le cose che succedono e succedono, lo so, ma che discorsi, sei tu che butti sempre tutto giù. Ma che discorsi, nel dubbio che poi non funzioni più, così fai tu. E poi con quello che succede in una storia come questa, non è che ti puoi chiedere se sia la strada giusta, ad ogni angolo, ogni semaforo che c'è. Davide, sono passati 13 anni dal nostro primo bacio ed ora siamo qui. Non vedo l'ora di vederti e di passare questa meravigliosa giornata insieme a te e tutta la vita insieme a te. Il radio c'è anche un pezzo che mi va. Ma che discorsi, scusa, la strada forse è chiusa, non si sa dove viene, tanto meno dove. Ci siamo persi, ma se tanto non hai fretta, amore, aspetta. Gira di qua, gira di qua, gira. E poi con quello che succede in una vita come questa, forse è meglio se la strada non è proprio quella giusta. Sì, con quello che succede, quello che si vede intorno, non dobbiamo riconoscere. È difficile pensare a qualcosa, ad un momento, ad una vacanza, o comunque a qualsiasi fase della vita in generale o ad un cambiamento senza che tu mi venga subito in mente. E non mi ricordo un momento importante in cui tu non c'eri. Quello che siamo non è possesso, non è esclusiva, è difficile da spiegare. È qualcosa di superiore e di unico rispetto al singolo. Cioè, noi siamo noi, però allo stesso tempo siamo Davide e Alice. E poi con quello che succede in una vita come questa, forse è meglio se la strada non è proprio quella giusta. Sì, con quello che succede, quello che si vede intorno, non dobbiamo riconoscere la strada del ritorno, ad ogni angolo.